andando benissimo. È lui Fabrizio Paggio. È lui. È la magia. Ho avuto un attimo di celebrità. Fai così, fai così. Tu usa questa che ti viene bene con questo. Sì, con questa è molto meglio. Questa qua la può usare solo lui. Solo lui. Ragazzi. I due per la sette, Enrico, Claudio e soprattutto Fabrizio Poggi. Ciao Fabrizio. Ciao. Benvenuti a tutti. Allora, siamo nello studio di Fabrizio Poggi a Voghera. Fabrizio Poggi è un artista di fama, e possiamo dirlo con grande orgoglio, internazionale. Perché, vabbè, la ciliegia sulla torta, Fabrizio, è la finale dei Grammy Awards. Sì, in effetti, insomma, sfidare i Rolling Stones al Madison Square Garden di New York, insomma, è una cosa che il ragazzo di 16 anni nella sua piccola cameretta di Voghera non si sarebbe mai immaginato nella sua dolorosa previsione. E com'è nata? Allora, da dove partiamo? Da Voghera e arriviamo ai Grammy Awards. Ma e com'è questa storia fantastica da suggerire ai nostri amici e ai ragazzi che vivono in provincia? Si può fare credendo nei propri sogni, anche quando sembra davvero che rasentino la pazzia, quando l'unico che ci crede sei tu, ma continuando ad alimentarli con passione, dedizione e soprattutto cercando di farsi apprezzare per ciò che si è, con semplicità. Sei partito, lo sappiamo tutti, dal conservatorio. Sì, sì, scuola d'inglese. Scuola d'inglese, conservatorio, insomma, raccontaci un po', così lo diciamo ai ragazzi che ci ascoltano, come si fa? Ecco, ai miei tempi per imparare la musica americana l'unico modo era mettere su questi dischi, questi padelloni giganteschi e cercare di capire cosa usciva da lì e cercare di in qualche modo riproporlo col tuo strumento. Una cosa difficilissima, ci volevano anni, frustrazioni, arrabbiature, armoniche che venivano lanciate in aria, eccetera, eccetera. Però piano piano, appunto, se tu tenevi duro, eccetera, cominciavi a capire di cosa cantavano quei musicisti, quei cantanti che sentivi sui dischi, e piano piano diventavi uno di loro. E nel momento in cui diventavi uno di loro, potevi anche sperare un giorno di suonare con loro, magari al Madison Square Garden di New York. E questo quando è successo? In che anno? Quindi? Nel gennaio del 2018. Alla fine di gennaio del 2018, sì. Avevi già suonato qualche anno prima anche alla Carnegie Hall. Sì, sì, ho suonato alla Carnegie Hall, ho suonato in tantissimi teatri prestigiosi, eccetera. Perché la cosa bella, diciamo, dei teatri all'estero è che, mentre in Italia spesso sono solo sono esclusivi per la musica classica, all'estero ogni musica ha abbastanza dignità per poter essere suonata in un grande teatro. Quindi ragazzi, questo è il messaggio per tutti quanti noi, voi, è credere nei sogni sicuramente, e che non esiste tipo di musica che non valga la pena essere suonata. Quindi hai iniziato, e oggi cosa consiglieremmo? Ci sono corsi per suonare l'armonica bocca, per seguire il blues? Io credo che oggi ci siano abbastanza informazioni per imparare a suonare l'armonica e per suonare il blues. Certo, l'unico vero trucco che consiglio ai ragazzi di oggi è essere sempre se stessi, non cercare di emulare nessun altro, suonare sempre dal cuore, ogni sera come se fosse l'ultima, e poi insomma anche avere tanta fortuna. Molto di quello che è successo non sarebbe successo senza l'intervento della mia magica Angelina, che è qui, eccola qua. Grande! Noi siamo coscritti per quello lì. Esatto. Chiudiamo con un pezzo. Sì. E noi ti facciamo da... Cosa facciamo? Da controcoro, come si dice? Aspettatori direi, sì. No, se vuoi suoni, suona tu stavolta. Blues is alright! Olè! Yeah! Fabrizio Poggi! Grazie Fabrizio! E grazie Angelina.